E rieccoci tornati finalmente con uno spacchettamento di Yu-Gi-Oh! Io sono Dlarz e oggi in collaborazione con Konami andremo ad aprire delle espansioni che volevo aprire da un bel po' di tempo, cioè da quando sono uscite, e finalmente eccomi qua. Vi faccio solo vedere perché io quando ho visto cosa c'era nella scatola che mi è stata mandata, cioè... che bellezza! Di queste sicuramente ne avrete viste un sacco in giro, aperte anche da molte persone, sono per il 25esimo anniversario, ristampe dei primissimi set, in questo caso abbiamo Predoni Metallici per il video di oggi, che è il secondo set in assoluto dopo Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu. Torno indietro con la memoria tantissimo perché io non riesco a ricordarmi se il mio primo pacchetto è stato di Leggenda o di Predoni Metallici, però sono sempre più convinto guardando l'artwork ogni volta che l'ho guardata che io abbia iniziato proprio da qui. Sono emozionato. Andiamo a togliere la pellicola, avremo 24 bustine da aprire e ovviamente non hanno ristampato solamente Predoni Metallici ma anche altri bei box che poi arriveranno nei prossimi video, quindi vi raccomando un bel pollice in su per averli al più presto. 24 buste, una carta rara in ogni busta e qui dentro ci sono delle carte assurde. Ve ne dico una, tanto per dire, Forza Riflessa, ve ne dico un'altra, Tempesta Potente, parliamo di quelle utilissime ai tempi, praticamente le staple dei tempi, quindi andavano assolutamente trovate. Qui dentro ci sono un sacco di carte interessanti nella cover, una volta c'era Yugi, dietro c'è il Drago Teschio Nero che si può trovare, c'è anche il Guardiano del Cancello, ci sono un sacco di carte molto molto carine, se non ricordo male c'era anche Sangan qui dentro, forse era in sovrano, non mi ricordo. Comunque sta di fatto che faremo un bel tuffo nel passato oggi e anche nei prossimi giorni, quindi... Oh, Drago del Tuono, scartalo per darne due. Bozzolo dell'Evoluzione, Serpente Oceanico, ci sono le belle fusioni. Trasforma Acque, Egotista Elegante per le Arpie, Trent, questi gialloni bellissimi, vecchissimi. Guilty al Cavaliere dei Draghi, questa veniva usata da Joy nell'anime, Larva di Falena, Brukido Aga e Niwatori. Questi appaiono proprio nell'anime, in alcuni episodi spin-off dove vanno tipo nel mondo delle carte, ci sono i Niwatori. Mio Dio, che bellezza. Io andavo alle elementari quando è uscito questo set, e anche quando è uscito il primo set, e mi ricordo anche di Immortale del Tuono con un costo di quant'era, 5.000? O 3.000? No, aggiungi 3.000 ai tuoi life points e in seguito perdi 5.000 life points se questa carta viene mandata al cimitero. Che bellezza. Bikuribox, fusione di Pegasus, Carro Armato Labirinto dei Fratelli Paradox, Come Girai Gumo, Volama, raro, Lucertola Elettrica, Niwatori, Ryukishi Impotenziato, un bel 1600 per l'epoca, 4 stelle, la bara ridente che veniva usato nei primi mazzi Mondo Oscuro qualche anno dopo. Fa scartare 3 carte. Oh, Orco di Pietra numero 1, c'è anche il numero 2, che se non sbaglio, no, non aveva il tributo, quello era l'altro, Steel Ogre Grotto si chiamava. Spada Vendicatrice, Elfo Antico, Ragno Cacciatore, Muka Muka, che guadagna 300 attacco e difesa per ogni carta nella mano, Drago Millenario Raro Segreto. Oh, iniziamo subito alla grande. Carta fondamentale del mazzo di Joy nell'anime, Stregone del Tempo e Cucciolo di Drago, che tra l'altro si trovano entrambi in questo set, sicuramente Stregone del Tempo perché me lo ricordo. Oh, ma che bellezza, la vado a mettere di lato che poi slibbo tutto. Ibikime, Doma Angelo Silente, un bel tributo con 1600 e Larva di Falena. Abbiamo trovato già la rara segreta, iniziamo alla grandissima con un bel Drago Millenario, però io sto cercando le carte che ho detto all'inizio. Una bella Forza Riflessa, ma anche Tempesta Potente, una delle due, se riesco tutte e due. Mago della Fede, muah! Questa usatissima all'epoca, Dividi la Sofferenza, Doppio della Regina, Clown Stupido per controllare le posizioni dell'avversario, Clown del Sogno, Clown Stupido, i deck Clown. Oh mio Dio, che cosa bella, che cosa meravigliosa. Poi apriremo anche gli altri set andando avanti. Tongyo, Uguchi, Cyber Sauro, altre belle fusioni, La Fanciulla Infelice che terminava la Battle Phase. Ecco Sangan, è qui. Se trovavi Sangan era tantissima roba. Oh, Sangan mio adorato. Grande Occhio, che ti faceva sistemare le carte nel deck, Bugrot di Terra, Piccolo Spadaccino di Aile, Gazelle, Re delle Bestie Mitiche, carta di Yugi che inizia a sfoderare a partire dalla seconda saga, quella di Battle City, fa quel cambio di deck, forse anche per il meglio. Io preferisco la versione del mazzo di Yugi di Battle City, ma un po' per tutti i personaggi, credo. Pozione Paralizzante, Fuoco Tremendo, che toglieva 1000, Drago Strisciante, Giocoliere Devastante, Grande Falena, il boss monster di Brukido nella prima saga, poi c'è Insect Queen, Uomo Fungo numero 2, Antico Guerriero Lucertola, Re dei Fantasmi di Bones, prima serie,
e soldati insetto del cielo. Per ora comunque ci manca da trovare tipo anche qualche carta di rarità inferiore, tipo la ultra lampada mistica, bellissima, apprendista strega, tartaruga catapulta super rara. Abbiamo trovato anche la super, questa di Yugi, che usa tra l'altro per lanciare Gaia il dragone contro uno dei mostri di Panic, il castello delle illusioni oscure, bellissimo episodio. Cucciolo di drago, tra l'altro, l'abbiamo trovato, eccolo qui. Scorpione d'acciaio, fiore dell'arcobaleno e mago senza volto illusionista di Pegasus. Se non sbaglio lo usa già nel secondo episodio, contro Yugi, quando si sfidano via videocassetta. Sì, è successo davvero. Recuperate la prima serie di Yu-Gi-Oh! Se non l'avete mai fatto, assolutamente ne vale la pena, io la amo. Giudice imperatrice, cerbero infuocato, Yadokaru, zombie corazzato, trappola finta, rara, lucertola elettrica, Saggi! Clown oscuro, mostro di Kaiba, doppio della regina e rilascio delle anime, molto molto utile. Ti faceva mettere fino a 5 carte di qualsiasi cimitero e bandirle. Siamo già per finire la prima fila, qui voglio le foil aggressive, le ultra, dove sono le mie ultra? Fuoco tremendo, lupo tecnologico, medusa di Mako Tsunami, antico cervello, strega della foresta nera. Buona quasi quanto Sangan, e vicino a Sangan va a completare l'accoppiata delle carte most wanted di quel set. Per l'epoca, assolutamente. Tra Strega della Foresta Nera e Sangan, assolutamente quasi onnipresenti in ogni mazzo, praticamente, sì. Ci mancano solo le altre carte onnipresenti, quelle che vi ho già detto. Tra l'altro il pesce dei sette colori, che bellezza, un 1008 giallo con 4 stelle. Scudo e spada, Drago Revolver! Ecco la prima ultra di Bandit Ken, tra l'altro bellissimo. Due tributi, è un 2006-2002. Una volta per turno possiamo scegliere come bersaglio un mostro controllato dal nostro avversario, lanciare una moneta 3 volte, e se almeno 2 dei risultati su 3 sono stati testa, lo spacchiamo. Molto molto bella, una bella ultra finalmente. Scorpione d'acciaio e antico guerriero lucertola con Ibikime che chiude il pacchetto. Molto bene, abbiamo trovato la secret, abbiamo trovato un po' di rare carine, molto molto carine, la strega, Sangan sicuramente. Abbiamo trovato la ultra e anche la super, quindi adesso vediamo cosa riusciremo ancora a trovare. Tra l'altro abbiamo trovato entrambi i guardiani, sempre episodio di Joy contro Rex, se non sbaglio, che usa questa combo, però poi vengono blastati dal suo drago nero occhi rossi. Yadokaru, piccola chimera rara, demone selvaggio di Yugi, Koji Koji, Lady Arpia, che bella, questa è proprio una delle carte principali della prima serie, bellissima, di Mai, lucertola corazzata, che era sempre di Joy. Ultima bustina di questa metà fila, per adesso le foil sono molto molto belle, apprendista strega, drago alato numero 1, sempre di Yugi, lo steampack, il drago infuocato della terra nera, che tra l'altro nell'anime è la prima carta mostro che si vede giocata in pratica da Yugi. Direttamente a scuola contro Joy, cioè una delle prime carte. Magari non viene neanche giocata nell'anime, è in campo. Passiamo alla seconda fila. Io mi sto sfregando le mani, letteralmente. Drago strisciante, drago del tuono, Okubim. Guardate, questo qui è uno di quei mostri demoni che affollavano la stanza di Yugi quando ha rimesso insieme i pezzi del puzzle. Re musicista, muah. Io lo utilizzavo anche in tempi più avanzati, tipo Edison Format, perché confusione istantanea. In un mazzo lo usavo come livello 5 per poi fare sincro e boh, vabbè, re musicista, muah, nel mio cuore, che tra l'altro si fa con Signora della Fede e Strega della Foresta Nera. Cioè, mio Dio, poi ha un artwork pazzesca, questa ce l'avevo anche da piccolo, ed era boh, non lo so perché ci sono affezionatissimo. Grande falena rara e Sanga del Tuono super! Giustamente c'è il guardiano del cancello, ci sono anche Sanga del Tuono, Suijin e Kasejin. Super rara, tra l'altro bellissima, il guardiano del cancello sarà sicuramente raro segreto. E giustamente noi dovremmo andare a pullare prima o poi anche una seconda secret, si spera. Adesso non so quale sia il pull per questi box ristampati del 25esimo anniversario, però... Oh, ecco qui, Clown del Sogno, ve l'avevo detto prima. Milus Irraggiante, Aquila Punita, Blocca Attacco, Centauro Mistico di Kaiba che si fonde con Battle Ox, come si chiama in italiano? E formano il Cavaliere Rabbioso, Ascia da Guerra in italiano, giusto? Jiraigumo, Lupo Tecnologico, Castello delle Illusioni Oscure, eccolo qui. Carta di Panic, viene giocata e avvolge il campo in un velo di oscurità e poi Yugi tramite alcune carte deve cercare di fare prima luce sul campo dell'avversario e poi cercare di battere la sua oscurità. Ma alla fine... ovviamente ce la fa, eh beh certo. Volama, Pungiglione Assassino, Trent, Mago Senza Volto Illusionista e Jinzo numero 7. Tra l'altro Jinzo, uno dei miei mostri preferiti di sempre, è proprio in queste espansioni qui, non in questa, in una delle prossime.
pesce dei sette colori, Uguchi, orco di pietra, strega della foresta nera, ancora sorelle arpie, super rara, 1950-2100, e può essere evocato solo con egotista elegante che abbiamo già trovato comune. Molto molto bella, con 6 stelle tra l'altro. Una bella super rara e un'ottima artwork, devo dire. Squalo degli abissi, signora della fede, eccola qui. Cavaliere rabbioso, l'avevamo appena detto, eccolo qui, ascia da guerra e centauro mistico. E corazza topo, un bel 2000 di difesa a 4 stelle. Perché fino ad adesso, ok, ne giravano un po' di mostri con 2000 di difesa. Dalle prime espansioni subito elfo mistico, soldato di pietra. C'era anche quella con l'arpa, che aveva 2000 di difesa. C'era il corazza topo, poi nella seconda espansione. Ce n'erano un po'. Guardia del labirinto, tra l'altro, non me la ricordo neanche. Qualche artwork mi è sfuggita. Mi ricordo antico cervello. Pozione paralizzante, giudice imperatrice, apprendista strega rara, centauro mistico, cavaliere teschio, bella fusione, molto carino nell'artwork, il toro da battaglia e lo steam pack che abbiamo già trovato in abbondanza. E a questo punto si va a cercare le foil. Elfo antico, golem distruttore, Morinfen, serpente oceanico, demone fantasma dei fratelli Paradox che si fonde con le mura labirintiche per fare il... non mi ricordo il nome della fusione, però molto molto bella. Lady Arpia e re di Yami Makai, sempre di Panic, con Bugrotto di terra a concludere. Mamma mia, quanti ricordi mi stanno venendo! Adesso stiamo iniziando a trovare pure, in mezzo a tanti doppioni, qualche carta nuova che tra l'altro mi sta sbloccando dei ricordi incredibili. Corona delle ali blu, orco di pietra numero 1, bianco cappello magico. Lo usa Bakura contro gli Yugi nel loro primo incontro, tipo boh che sarà. Uno dei primi episodi comunque della prima serie. Pungiglione assassino, Ibikime, dividi la sofferenza e Koji Koji. Sono rimaste poche buste, io voglio trovare almeno un'altra foil pesante. Perché abbiamo trovato tante super, non sarebbe male trovare. Non so se riuscirò a trovare la seconda rara segreta, ve l'ho detto, il pool non lo so. Pifferaio di draghi bellissimo di Pegasus, per prendere il suo drago bianco occhi blu. Goblin ladro, stregone del tempo ultra raro, stavo per dire appunto. Non so se troviamo un'altra secret, ma almeno un'altra ultra, troviamola. E troviamo una delle più belle, a mio avviso. Mwah! Il mio bellissimo stregone del tempo. Ah, che bellezza. Dietro altre carte, tra l'altro, che avevamo anche trovato, a parte mago del disco. Ma guardiamo questo bellissimo stregone del tempo. Ah, sono stato battuto anche all'Invitational di Duel Links a Parigi, tipo nel 2019. Stavo per vincere. Partita numero 3. Mi è stato evocato lui. L'effetto è andato a segno per l'avversario. E da lì ho perso. Bellissimo stregone del tempo. Comunque non smetteresti mai di piacermi. Mancano veramente poche bustine. A questo punto la ultra è stata trovata, di super ne abbiamo trovate in abbondanza, mago della fede. Riusciremo a questo punto a trovare un'altra bella foilina, che mancano in pratica tre bustine, tre, chissà, chissà, perché comunque super ne abbiamo trovate tre, ultra due, secret una, non lo so, non lo so, non lo so, mi devo fare un'idea, anche perché ho visto che alcune carte sono state anche ristampate in una rarità diversa. Ovviamente lo stregone del tempo, se non ricordo male, ai tempi era forse super o era ultra. Adesso mi stanno venendo i dubbi. Soldato cannone, raro. E poi niente, per adesso niente foil. No, comunque se non sbaglio lo stregone del tempo non era ultra. Poi al massimo correggetemi nei commenti, aiutatemi a rinfrescarmi la memoria. Mancano due bustine. Andiamo. Elfo scuro, bellissimo, un 2000 con 4 stelle che però deve farti pagare 1000 per sferrare ogni attacco. Elefante Garnesia, questa di Bandit Ken, però in un flashback dove ha giocato una finale contro Pegasus che poi si è fatto aiutare da un bambino e gli ha dato una carta che va in combo con questa. Insomma, trame bellissime e assurde. Un'altra bella super rara, concludiamo, credo, con questo bel giallone super. Infatti abbiamo trovato un'altra super come foil, potrebbe essere l'ultima, perché sicuramente questa è l'ultima bustina di predoni metallici di oggi. Che goduria è stata aprirla. Infatti ringrazio Konami. Tra l'altro queste non ero riuscito a portarvele subito quando sono uscite le ristampe, meno male siamo riusciti a recuperare adesso. E infatti concludiamo non trovando la foil, perché quella era l'ultima. E devo dire, una secret, due ultra e tante belle super. Sono molto soddisfatto. Io quindi per questo video vi saluto, vi invito a lasciare un bel pollice in su. Arriverà molto, molto, ma molto presto anche un altro box di queste ristampe del 25esimo anniversario di Yugi. Molto, molto presto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ringrazio ancora Konami per questo video in collaborazione. E bye bye. 3, 2, 1, go!